Buonasera, Upupe. Bene, 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 bene. Vi vedo già in chat, vedo tante, tante emoticon di guantino. Sì, siete ufficialmente le Upupe, l'ho comunicato anche oggi su Facebook, come al solito, grazie. Anticipo che questa sera stiamo utilizzando StreamYard, essendoci l'ospite, quindi non vedrò in diretta gli avvisi, tipo le donazioni, la cui mia reazione vi fa tanto piacere, oppure gli abbonamenti, ma in questo caso sapete che abbiamo anche di meglio. Abbiamo Sergio in persona che interviene e ci erudisce sulle vostre mosse. Sentite, introduciamo subito, subito il nostro ospite. Fabrizio Canfora. Ciao Fabrizio. Ciao, ciao, Come buonasera. stai? Bene, bene, tutto bene. Ho sempre paura di sbagliare a pronunciare il tuo nome perché io ho un rapporto terribile con i nomi, ho grossissimi problemi e ogni volta dico sto giro lo sbaglio, invece per ora non l'ho ancora sbagliato. No, per ora no. No, la chat sa perfettamente cosa intendo per problemi con i nomi. Facendomi i fatti tuoi, dico alla chat che tu in realtà sei collegato da Barcellona, dove vivi ormai da più di un decennio. Sì, da 11 anni. Tranquillo. Vedi. Io ho questo ricordo di Barcellona come una città buia, fredda e cupa, falsato dal fatto che l'unica volta in cui ci sono andato c'era un tempo terrificante, mi immagino, insomma, la Tipo deriva sia oggi, quella. insomma. È così. È da inizio aprile che è così praticamente, insomma, mi sembra di essere tornato in Olanda. Ma... Perché hai vissuto anche in Olanda? Sì. Ed è da lì che Dove? sono scappato. Sono stato a Amsterdam e a Utrecht. Ma che Sono meraviglia! Ma in sì. In Italia fin quanto sei stato? Italia ci sono stato 26 anni, abbastanza, diciamo, poi sono andato via. Bene. Iniziamo allora il tema della chiacchierata, ma non prima di rincurare la chat dicendo che è tornato il Carcadè. Finalmente ce l'ho e adesso sto molto meglio. È una bevanda rosa e quindi mi piace particolarmente. Allora, senti, prima in realtà di entrare proprio nel vivo di questa chiacchierata che sarà incentrato sul tuo ultimo libro che presento alla chat, eccolo qui, in altre parole, dizionario minimo di diversità. Ti faccio una domanda così aperta da essere slabbrata, però dacci solo qualche elemento di vita personale, professionale, insomma, del percorso che ti porta a scrivere questo libro. Ma fondamentalmente, probabilmente, insomma, un casino in precedenza. Quindi, ho iniziato a fare il musicista, no, sì, il clavicembalista. Sono andato a studiare clavicembalo in Olanda dopo il diploma in pianoforte. Sì, perciò sono finito al freddo là. Poi in Clavicembalo Olanda. specifico, eh? C'è già il pianoforte che ha nomea di essere nel conservatorio, forse lo strumento più complesso, ma clavicembalo ancora più specifico. Sì, ma insomma, sì, da fricchetto. Beh, il clavicembalo mi piaceva, così. Sono andato in Olanda a studiare il clavicembalo, poi ho scoperto che in realtà mi piaceva costruirli i clavicembali, più che altro l'ho scoperto perché mi serviva a pagarmi l'affitto e quindi ho iniziato a fare l'assistente di quello schiavo, di un costruttore. E mi è piaciuta la cosa, ho iniziato a costruirli anch'io. E ho aperto un laboratorio, mi sono stancato del freddo, sono andato in vacanza un anno a Barcellona e l'anno dopo mi ci sono trasferito. Anzi, ci siamo trasferiti. Nel frattempo in Olanda ho conosciuto Maurizio e poi, poi ho smesso di costruire clavicembali perché mi facevano male le mani. Ho iniziato a studiare musicoterapia all'università in un master che poi ho iniziato a coordinare, adesso ci insegno e poi ho cominciato a scrivere libri perché nel frattempo ho avuto un burnout mostruoso e lì mi è arrivata una diagnosi di autismo e quindi ho messo nome al fatto che non ero stronzo io, insomma, forse sì anche, ma insomma. E così ho iniziato a interessarmi di autismo e dall'autismo siamo passati alla diversità in generale e sono usciti gli ultimi due libri. Ti ringrazio, in realtà ci hai dato degli elementi molto interessanti per contestualizzare il tuo percorso, abbastanza peculiare. Non ci Avevamo facevano parlato. mancare niente. Esatto, perché lo dico alla chat, non so quanti altri costruttori di clavicembali che poi hanno ricevuto una diagnosi di autismo riceveremo qui in live. Detto ciò, allora, quello poi sarà uno degli argomenti principali, però partirei appunto da questo libro. Quanto è uscito? Qualche mese fa?
No, è uscito meno di un mese fa, il 24 marzo. Ah, è proprio freschissimo. Lo rimetto Eh qua, sì. lo rimetto in sovrappressione. Fabrizio è stato gentilissimo, me l'ha fatto avere in edizione digitale. Allora, partirei dalla prefazione. Direi provocatoria, prefazione contro l'inclusione. Ti va di spiegarci un po' questa posizione? Sì, insomma, è provocatoria fondamentalmente. Qualche cosa me la sono attirata, insomma, qualche simpatia in più, Ecco. soprattutto da chi ci lavora nel campo dell'inclusione. Ma è contro l'inclusione perché secondo me non è una cosa così, non è un processo così equo come viene descritto, no? Cioè io ti includo, intanto prima di includerti ti ho escluso. Partiamo da quel presupposto che già dovrebbe far riflettere. Ma per includerti io devo avere il potere di farlo, no? E tu devi accettare il fatto che io decida di includerti o meno, o a che condizioni ti includo, no? Ti considero una minoranza. Per quali motivi? Ma per determinati motivi, determinate tue caratteristiche che sono state scelte in che modo, piuttosto anche arbitrariamente. No? Anche il concetto di normalità è un concetto un po' arbitrario. E quindi, insomma, non trovo che sia un processo realmente paritario. Credo che c'è uno squilibrio di potere molto forte e preferirei, ma non so, parlare di reciprocità, magari, no? Di convivenza, un po' termini che non abbiano questa idea così sbilanciata del rapporto tra una cosiddetta maggioranza e quelle che vengono definite minoranze. Ho capito, non ti piace il modo in cui l'espressione va a sottolineare, Ma identificare delle dinamiche di potere quando invece si esatto. potrebbe affrontare la cosa da un'altra prospettiva. Anche sì, insomma. Guarda, mi viene in mente un termine che fino a qualche anno fa non mi piaceva, adesso l'ho rivalutato per disperazione, che è il termine tolleranza. A me non piaceva, cioè il Neanche concetto a di me. tollerati, si dice appunto è una società non abbastanza tollerante, dove per definizione si tollera ciò che è un male. Cioè il concetto di dire la società deve essere tollerante degli omosessuali parte dal presupposto che siano un male. Ora l'ho rivalutata perché, ok, va bene, adesso mi va bene la tolleranza, guarda, non mi lamento più. Certo, va bene, insomma, meglio di un calcio nelle gengive, va bene. Esatto, Certo, ma però... anche l'inclusione, eh? Meglio l'inclusione che insomma, l'esclusione. l'esclusione, certo. Ma qui siamo idealisti, capito? Insomma, il discorso era veramente dice qualcuno, ho sentito Veragheno più o meno obiettare la stessa cosa. Sì, ma in realtà perché l'ho scritto io su un saggio e lei infatti ogni volta che lo cita, cita me. Quindi mi vanta di questa cosa. Con Giustamente. Vera siamo insomma amici e ci seguiamo a vicenda. Allora, questo testo suddiviso in piccoli capitoli che sono dei vocaboli che, correggimi se sbaglio, prendi anche un po' come pretesto per affrontare delle intere questioni. È passato un gatto, sì, delle intere questioni. Già è un approccio che io trovo molto, molto interessante. Perché in un contesto come quello attuale di fortissima polarizzazione, di affronto cioè di trattazione bidimensionale di questioni molto complesse, si utilizzano molti termini come se avessero un significato univoco. Io lo vedo ad esempio in ambito artistico, quante volte sento dire, magari in riferimento a me, quella non è arte. Cioè come se arte avesse un significato unico tipo tavolo o penna. Ecco, questa complessità la si trova in realtà a tantissimi concetti. Praticamente tutti quelli che tu hai trattato all'interno del tuo testo. Io ho identificato alcuni di quelli che mi piacerebbe affrontare, di cui insomma, mi piacerebbe sentire la tua prospettiva. Detto questo, se invece c'è qualche sezione che tu avresti in particolare piacere di affrontare, dimmelo serenamente. Andando in ordine, No, vai affronterei. tu, scegli tu. Perfetto, affronterei. Non mi ricordo se era proprio la prima parola, ma una delle prime. Partiamo proprio con autismo. C'è tanto da dire su questa parola, diventata popolare negli ultimi anni, ma senza che ci sia una reale conoscenza della questione a riempire questa popolarità del vocabolo, no? Ma sì, un po' più di prima c'è, poi bisogna vedere il livello della conoscenza e la qualità della conoscenza, perché
Ma sì, ne abbiamo parlato anche un po' l'altra sera. Sì, per chi ci ha seguito su Messa Talk sarà un po' una ripetizione, ma il pubblico non è necessariamente lo stesso. Quindi no, se ti va... infatti, non sono io che ormai sono terrorizzato, perché ultimamente con la storia del libro sto facendo un po' di cose. Non ricordo più dove ho detto cosa. Ti capisco perfettamente, sei sereno. Quindi, ma praticamente l'autismo è una condizione del neurosviluppo. Quindi una differente organizzazione del sistema nervoso delle persone. Noi siamo ancora legati a uno stereotipo dell'autismo, un po' quello che spiego nel libro, in realtà inizio dicendo che cosa non è, no? Visto che poi nel libro precedente ho spiegato abbastanza bene che cosa è, e in questo ho detto, vabbè, no, che palle, cioè, cerchiamo di andare, insomma, in un'altra... che cosa non è? Non è una malattia, per esempio, non perché sia brutto dire che una persona ha una malattia, insomma, quello capita, anche le persone autistiche possono ammalarsi. Il problema è che se parlo di malattia, anche dal vocabolario, no? Dal dizionario Treccani, per esempio, uno, qualunque, la malattia è qualcosa di transitorio. Normalmente si lascia intendere immediatamente l'idea di una cura, e non è corretto. L'autismo non si cura, è una condizione del sistema nervoso, si sviluppa in alcune aree in modo differente, no? Sei autistico per tutta la vita, poi, fondamentalmente. Non è qualcosa di cui si soffre, perché anche questa cosa, no, il linguaggio un po' del dolore, se leggi sui giornali, sempre trovi una cosa, soffre d'autismo, o è affetto d'autismo, c'è sempre questa cosa che non può mai, è sempre negativo adesso. Non è uno l'autismo, gli autistici non sono tutti uguali, fondamentalmente. Lo stereotipo a cui si era legati un po' di anni fa era un po' quello di Rain Man, insomma, per capirci. Poi dopo si è fatto un bel passo avanti e si è passati all'opposto, esatto, che è quello adesso dei... Io li chiamo i super autistici. Non so se... tu hai visto le ultime serie, no? Vabbè, Big Bang Theory lo conosco un po' tutti quanti. Certo. Ma anche Good Doctor, per esempio, è un altro super... Ma so esattamente di cosa tratta e capisco esattamente cosa intendi. Cioè, sono questi che sono fighissimi, sono autisti, cioè sono delle frane a livello sociale, ovviamente, no? Lo stereotipo è che l'autista sì, è socialmente impacciato, bla bla. Però poi sono talmente fighi che gli viene perdonata in qualche modo l'autismo. Questo è il messaggio un po' che passa, no? Quindi neanche a me questa cosa non piace troppo, però poi non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, come dicono. Sicuramente ha contribuito a sdoganare anche un po' il fatto, insomma, il fatto che ci siano autistici come me, no? Che parlano, per esempio, che utilizzano il linguaggio verbale per comunicare, che non si vedono, ma tu non si vede che sei autistico. E poi dopo mezz'ora magari insieme si vede, ma così, insomma. Fondamentalmente è difficile spiegarlo in 5 minuti, però è veramente è una condizione estremamente varia e variegata che si manifesta in tanti modi con una differente sensorialità, fondamentalmente una delle caratteristiche più evidenti, con una differente socialità. A me quello che preme, per esempio, è far passare il discorso che non parlerei di deficit. No? Dai manuali diagnostici esce fuori sempre deficit in questo, deficit in quello, deficit nella reciprocità socio-emozionale, eccetera. Si tende ultimamente a cercare di parlare di differenze, realmente. È proprio in realtà è un modo differente anche di sperimentare il mondo, per cui poi alla fine tu reagisci in modo diverso e anche i comportamenti, no? sono diversi. Guarda, quando parli di autismi, di diversità, comprendo molto bene quello di cui stai parlando e ho avuto modo di approfondire la questione delle neurodivergenze moltissimo anche in prima persona negli ultimi anni e mi si è veramente aperto un mondo. Mi è stato d'aiuto anche Roberto Mastropasqua, con cui anche lui sarebbe socio mensa, attualmente non iscritto, con cui abbiamo fatto appunto la live, poiché io avevo approfondito solo la questione dei DSA, che era l'unico, dice,
neurodivergenza che mi era stata diagnosticata ormai un bel po' di tempo fa, anche perché è piuttosto vistosa. Però avevo anche altre caratteristiche, da un'enorme propensione all'iperfocus, tic fisici, tic verbali, movimenti stereotipati. Parlandone con Roberto Mastropasqua, subito io gli ho portato la visione che io avevo dell'autismo e lui me l'ha completamente scardinata. Nella mia testa l'autismo è una sorta di valore che può essere o tanto o poco, totalmente verticale e unitario. Ok? Esatto. E lui fa, no, ecco, un po' scardiniamola anche a livello grafico. Vediamola esatto. Piuttosto come un fiore che si può aprire in varie direzioni. E lì ho visto sì. Quelli che sono... Ah, perdonami, vai. No, ti volevo soltanto dire, sì, in realtà poi si parla oggi di spettro autistico, la definizione esatto. È esattissima. Però non deve essere visto come uno spettro lineare, no? Come lo spettro dei colori, per esempio, no? Lo spettro della luce, quindi non vai da un poco autistico a un tanto autistico, sì. È in realtà forse più un diagramma, no? A ragnatela, dove ci sono differenti caratteristiche che possono trovarsi, no? In una persona e con un'intensità maggiore o minore, è quella la cosa che poi rende tutte le persone differenti, fondamentalmente. Poi quello che dicevi tu, il fiore, sì, un po'. Questa visione credo sia veramente molto, molto importante da acquisire. Il vedere le persone come dei mixer complicatissimi, se qualcuno ha familiarità con studi di registrazione, se preferisce una tavolozza di colore, con tantissimi valori, tantissime caratteristiche che possono essere più o meno accentuate. E trovare due persone che abbiano esattamente tutti gli stessi valori è diversissimo. E questa ricchezza, questa complessità, questa diversità, correggimi se sbaglio, è proprio la visione che si porta avanti con il termine neurodiversità. Sì, esattamente. Okay. Ecco, neurodiversità, effettivamente, l'idea è che siamo tutti, tutte neurodiversi, no? Mm-hmm. Non c'è un cervello uguale all'altro. Sì. È un po' possiamo considerarlo un'idea di biodiversità neurologica, no? La traduzione neurologica del concetto di biodiversità. Cioè la varietà e la variabilità, fondamentalmente, delle caratteristiche. Parliamo di neurodiversità umana, no? La variabilità delle caratteristiche della neurologia umana tra una persona e l'altra. Quindi non ne trovi due uguali, siamo tutti neurodiversi. Poi tra persone neurodiverse, quindi tra tutti, no? Magari trovi delle persone che sono accomunate da alcune caratteristiche, più o meno, generalizziamo, ma insomma... Certo. Diciamo che un 20, tra il 15 e il 20% della popolazione si calcola che può essere definito neurodivergente o neuroatipico, quindi ha uno sviluppo neurologico atipico rispetto a quello che è lo sviluppo della maggioranza, e ci rientrano l'autismo, la ADHD, Tourette, dislessia, no? Sì. e altre cose del genere. E dall'altra parte ci sono quelle persone che vengono definite a sviluppo tipico, quindi neurotipiche, cioè non autistiche, non... Sì. Ma la cosa interessante è che la stessa variabilità che si riscontra nelle persone neurotipiche, quindi nella tra virgolette normalità, poi la riscontri anche nelle persone neurodivergenti, no? Non c'è un autistico uguale all'altro, anche quella cosa che si diceva, no? Certo. Quando hai visto un autistico, si dice in generale. E anche questo è un mito un po', no, da sfatare, perché si pensa poi che gli autistici sono tutti uguali, fanno tutte le stesse cose. E poi quando invece notano in generale la variabilità, no? le differenze rimangono tutti un po' così, ma allora siete diversi, pensa un po' anche noi, no? Chiarissimo, come non c'è del resto un neurotipico uguale a un altro. Poi altra cosa, proprio parlando di questo spettro autistico, nel momento in cui si vanno a vedere quelli che sono i tratti considerati rientranti in questo spettro, è possibilissimo che una persona neurotipica riconosca uno di quegli aspetti in se stesso. Sì. Semplicemente la portata o la quantità e la qualità intesa in termini di intensità non è sufficiente da ricevere una diagnosi, ma quella specifica caratteristica una persona neurotipica può comunque vederla in se stesso. Sì, ma questa è la parte interessante del concetto di neurodiversità, è questa. Intanto depatologizza un po', no? Questa idea di alcune condizioni, perché sì, fondamentalmente. No, se parliamo di diversità non parliamo di patologie. Ma sì, dicono, abbiamo la tendenza a voler etichettare, incasellare tutto. Sì, però io su questa cosa che mi piace anche a me piacerebbe che non ci fossero tante etichette, però qui io sono un po' più
conservatore, nel senso che noi incaselliamo ed etichettiamo, ma è una cosa che facciamo in modo naturale, proprio per, a livello cognitivo, perché altrimenti non capiremo assolutamente niente di quello che ci sta intorno. Il problema non è nelle etichette, è nel valore che diamo alle etichette, secondo me. Cioè, se tu mi chiami autistico, io non ho nessun problema, ma mi stai etichettando. Stai etichettando un mio funzionamento, ma magari differente dalla norma. Il problema è quando quella etichetta autistico equivale a dire inferiore, difettoso, no, guasto. Allora sì che c'è un problema. Però in sé le caselle, no, le categorie non mi disturbano particolarmente. Ma chi è normale? Quali sono i tratti del neurotipico? Bah, quelli della maggioranza, fondamentalmente. Sì, è più facile affrontarla dal punto di vista opposto. Partendo dal discorso delle etichette, guarda, andiamo proprio all'altro tema che volevo trattare, perché si presta molto. Dopo ti dico la mia, però ti chiederei di introdurre l'argomento. Diagnosi. Diagnosi o diagnono, insomma, cioè, nel senso che c'è un po' di dibattito spesso, no, sulla diagnosi, ma serve, non serve, ovvio, dipende, stiamo parlando di una diagnosi di magari di una malattia, no, o di una condizione, ma in realtà sì, io credo che serva sempre, che sia, la diagnosi non è altro che un'etichetta, poi fondamentalmente, un'etichetta clinica, come tante altre etichette, ha il suo valore, se utilizzate in un determinato modo. Io la vedo come uno strumento, per quanto mi riguarda. Per me è stato uno strumento, nel senso che io prima ero uno con tutta una serie di problemi, che, cioè, insomma, io sono scappato di casa due volte, ragazzino, perché volevo suonare il pianoforte, fondamentalmente. Era quella la scusa. Poi, boh, forse perché, non so, no, ero problematico e basta. Ma... la diagnosi per me è stata, per esempio, il momento in cui ho capito che determinate caratteristiche erano caratteristiche, non ero io sbagliato, no? Ma ero fatto in un determinato modo. Non è una giustificazione, però dopo una vita trascorsa a pensare, insomma, a cercare di sbattere veramente la testa di me, io dov'è che sbaglio? Perché queste cose non le capiscono? Perché sbrocco all'improvviso? Perché dopo una giornata, magari, anche trascorsa con gli amici, in una situazione... piacevole, al bar, un pomeriggio, così io poi dopo faccio il botto. Tante cose non si capivano. E quindi è uno strumento quando ti aiuta a comprenderti. Ti aiuta anche a trovare magari il modo di ridurre determinati problemi. Problemi che non sono necessariamente problemi tuoi, dovuti alle tue caratteristiche, ma lo diventano quando poi interagisci con una società che quelle caratteristiche non le comprende, no? Quindi in questo senso la diagnosi è molto utile, diventa meno utile quando tende poi a viene utilizzata, insomma, al di fuori di un ambito che è quello magari clinico o dell'ambito della ricerca di soluzioni, cioè nella quotidianità non so quanto sia utile, a volte in realtà poi si sconfina, no, anche con questo linguaggio un po' medico, in quella che è la quotidianità, e rischia di diventare magari un po' meno utile da quel punto di vista. Capisco anche qui perfettamente quello che intendi. Mi piace moltissimo la definizione di diagnosi come strumento. Talvolta invece la vedo intesa come fine. Il fine qual è? Conoscere se stessi, un fine che noi cerchiamo di perseguire per tutta la nostra vita e moriamo senza averlo realizzato. Però cerchiamo di fare il possibile. Ah sì. Cerchiamo di fare il possibile. Come hai detto anche tu, la diagnosi di fatto è un'etichetta e può essere uno strumento, diciamo quasi un'arma, a doppio taglio. Da un lato mi consente finalmente di capire, di dare un nome a qualcosa, di riconoscerlo, di capire questo aspetto che impatto ha su di me, sulla mia vita, sugli altri. È molto importante poter dare un nome. Il contrario, il rischio però opposto, è poi di schiacciare tutto in quell'etichetta. Esatto. Ok. Fra l'altro spesso anche a compartimenti stagni. Ah, quello è un dislessico. Ah, quello è autistico. Quando torniamo al discorso, alla premessa fatta all'inizio di questo mixer complessissimo con mille valori, stiamo descrivendo un valore, un insieme di valori, ma mai la persona nella sua interezza. Una cosa a cui ho assistito diverse volte, e devo dire, non ho modo di fare questa considerazione senza farmi i cazzi degli altri, però mettendomi anche un pochino di tristezza, e poi andiamo, e questo mi porta già all'altro termine che volevo analizzare con te. Mi è capitato di vedere una conferenza sulla DHD.
tenuta da degli specialisti in seno ad un'associazione portata avanti, la cui presidente era una madre di una bambina con un ADHD, quindi Attention Deficit Disorder. E questa aveva scoperto, insomma, della condizione della figlia, ora non mi ricordo esattamente a che età, e la cosa aveva avuto un enorme impatto sulla vita della signora, al punto che da quel momento era diventata parte della sua identità. Io questa è una cosa che vedo anche in ambito LGBTQI+, è come, e ora lo dico con una formulazione molto cinica, è come se la diagnosi andasse a riempire un vuoto di identità. Ah, ok, adesso posso fare personal branding con questo elemento. E te l'ho detto che era terribilmente cinico, terribilmente cinico. No, ma poi con me, tranquillo proprio. Cioè, non c'è problema. No, non trovo che sia cinica. Sì, però un attimo, mi sa che abbiamo un raid del Cerbero, vero? Grazie mille, ora non so se stiano seguendo, mi fa molto piacere che ci sia questo afflusso mentre abbiamo ospite Fabrizio Acanfora, stiamo parlando di temi interessantissimi. Benvenuti a tutti, ecco un dolcissimo Caracal che vi ringrazia. Sai che cos'è un raid, Fabrizio? No, io allora, un dinosauro, quando qualcuno termina, ti dico ora che ci stanno seguendo 1700 persone. Quando qualcuno termina la sua trasmissione, può inviare le persone che stavano partecipando da qualcun altro. E Cerbero, da cui sono stato ospite, non so se senza nominare, è un podcast anche molto controverso, è stato anche molto criticato, però mi sono divertito tantissimo, sono andato ospite, ci hanno omaggiati con i loro spettatori. Grazie mille. Mi affido a Sergio nel caso ci sia da mettere mano alla chat. Detto questo, ecco, partiamo proprio da questa mia personalissima considerazione, ci mancherebbe, dalla diagnosi che viene integrata e diventa parte della propria identità. Che cos'è questa identità di cui si sente tanto parlare? Saperlo. No, ma hai scritto un capitolo del tuo libro, cosa hai scritto? Sì, no, ma a volte non ricordo quello scritto. No, a parte gli scherzi, c'è una memoria tremenda. La diagnosi effettivamente si può diventare parte dell'identità, capita spessissimo, a volte capita poi soprattutto dopo averla ricevuta, perché lì incominci, no, a scavare, questo ce l'ho, stai lì a fare un po' come con le figurine. Si rischia di diventare la propria diagnosi, assolutamente. Però da un lato è utile, nel senso, c'è una sua utilità, no? Perché ti può creare effettivamente anche un'identità di gruppo, può essere utile anche per riconoscere determinate proprie caratteristiche, per esempio adesso parlando di una ideale comunità autistica o comunque neurodivergente, io mi ci sono ritrovato, no? Ho conosciuto Roberto, per esempio, Alice, e l'altra sera eravamo insieme, ma ci siamo conosciuti così. Quindi da un certo punto di vista è importante, proprio perché culturalmente anche ti aiuta a ritrovarti e a crearti un'identità, e questo va bene. Però dall'altra parte il problema può essere che schiaccia, come dicevi un po' tu prima, no? Tutto in un'unica etichetta, e io non ci credo, un po' come tu parlavi del mix, io non ci credo a questa cosa che poi l'identità è una, no? Siamo talmente un mix di tante caratteristiche che è veramente difficile, quindi poi dopo dire che sei solo quello diventa un po' complicato, può essere riduttiva come cosa da un certo punto di vista, dipende sempre da come uno utilizza determinate cose. Allora, altra parola che mi sono segnato, le ho messe anche in ordine di modo da poter strutturare un discorso. Di nuovo saluto i cerberini che si sono uniti a noi, grazie ancora al Cerbero per questo copioso invio di capitale umano. Allora, bullismo. Facciamo la domanda un pochino di rito anche per contestualizzare. Ne hai avuto esperienza diretta? Sì, abbastanza, soprattutto da ragazzino. Sì. Beh, non so, ma tu? Domanda. Io? La risposta onesta è che ci hanno provato spesso. Però ci hanno provato. No, devo dire di no. Avevo tante caratteristiche che sicuramente invitavano al bullismo. Bambino molto, molto introverso.
che viveva nel suo mondo, l'espressione che avevo coniato sindaco memoria è giocare a pensare. Cosa stai facendo? Sto giocando a pensare. Immagina quando proponevo agli altri di giocare a pensare, ossia ognuno nel suo angolo. Effeminato, con anche degli interessi peculiari, sicuramente me la attraevo. Nel momento in cui però si verificava un episodio di questo tipo, allora in me sì, conviveva la percezione di sentirmi terribilmente sbagliato, che non importava quanto io potessi essere consapevole anche da bambino della plusdotazione, proprio diamole il suo nome. Mm-hmm. Gli altri avevano qualcosa che io proprio non avevo, la consapevolezza che come gli altri erano andava bene così, che è una roba di una potenza e questa non ce l'avevo. Quindi questo senso di vergogna di me stesso ce l'avevo. Al tempo stesso, ogni episodio di bullismo, l'altra reazione era, ok, io ora ucciderò te e la tua famiglia. E questa reazione faceva sì che poi la seconda volta non si verificasse più. No, io non ero così, no. No, ma andavo all'ospedale, per intenderci. Ah, ok, no, io purtroppo no. Ero bassino, tra parentesi, no? Mingherlino, insomma, ero proprio il tipico sfigato, quello che se non lo prendi di mira, cioè sei sfigato pure tu, ecco. Quindi ovviamente... ok. Okay, no, era un po' così, però, cioè, proprio era un bersaglio che andava. E quindi, insomma, erano tante le volte in cui io tornavo a casa da scuola, dico, correndo proprio, no? Episodi ne sono capitati tanti, sì. E beh, è brutto fondamentalmente, perché effettivamente tutto quello che tu hai descritto prima è stato anche un non riviverlo in questo momento. Certo. La consapevolezza di essere differente, sotto vari aspetti, determinati giochi che piacevano solo a me, insomma, poi soprattutto stare per conto mio. Io non arrivavo a tanto, devo dire, mi inchino davanti al giocare, al pensare, perché non ci arrivavo, cioè io giocavo con i Lego da solo, mm-hmm. Ero molto più terra-terra, però insomma sempre da solo preferivo stare, quindi è una cosa piuttosto, e pensa che dopo tanti anni io ancora ricordo molto bene determinati episodi, quando dicono vabbè sono cose da ragazzi, lì verrebbe voglia di prendere a sberle certe persone, ma io li ricordo perfettamente e continuano a provocarmi un senso di frustrazione e un desiderio effettivamente anche un po' di vendetta ancora dopo tanti anni, che insomma non è proprio il massimo. Lo capisco, ma poi non capisco come si possa dire sono cose da ragazzi, sono periodi che poi determinano in realtà tutta una serie di problematiche psicologiche che cerchiamo di risolvere nei decenni a venire. Hanno un impatto enorme. E fra l'altro, nella nostra coscienza, non è che gli eventi nella nostra personalità siano in linea temporale, cioè convivono tutti in contemporanea. Anzi, un percorso che si fa, l'ho fatto anch'io in psicoterapia, è cercare di contestualizzare, tipo questa cosa che ti causa ancora gli incubi di notte è avvenuta però quando avevi 5-6 anni. Razionalmente, creala tu questa linea temporale, però nell'inconscio tutto l'insieme, ovviamente, è tutto l'insieme. Per appagare la tua sete di sangue, vuoi che ti racconti una volta come ho mandato uno all'ospedale? Sì. Ma niente di che, in realtà. È prima media, ragazzo molto problematico, e all'inizio ci eravamo anche trovati, con quel tipo di empatia che magari si può anche sviluppare tra emarginati. Lui faceva una cosa che ho visto fare poi più volte, persino negli adulti con un'altra metodologia. Persone rifiutate dal gruppo che ottenevano dei feedback così negativi da parte del gruppo, per cui l'unico modo per ottenere l'attenzione del pubblico era disgustare la platea, per rendersi ancora più disgustosi. Un ragazzo che stava molto male con se stesso, lo so poi per certo. La sua amicizia però nei miei confronti si è fatta presto morbosa con episodi di bullismo, proprio mi cercava ragni in giardino, io sono aracnofobico, oppure cercava di menarmi. Mi ha menato una volta, la seconda, tipo Coppini, la seconda era, non mi ricordo se stavo aspettando un insegnante, in prima media stavo scrivendo con la penna stilografica sul quaderno, lui si è avvicinato, sapevo che mi stava per dare un coppino. Ho visto che arrivava la mano, l'ho intercettato e ho piantato la penna nella mano, ma lui stava dando una manata. Non ho mai visto tanto sangue.
sono venuti a prenderlo, a portare in ospedale. In realtà niente di che, però grondava di sangue. Poi fra l'altro sono stato malissimo, però non l'ho più fatto. Questo è il principio dell'apprendimento, insomma. Sarebbe stato veramente proprio l'evoluzione. Ti do, e dimmi cosa ne pensi, la mia definizione di bullismo, perché mi sono interrogato su che cosa sia il bullismo. Una cosa che per me è importante chiarire, che di nuovo torniamo a queste definizioni da non confondere con l'identità. Bullo e vittima per me non sono delle persone, sono dei ruoli. In un caso un ruolo scelto, nell'altro un ruolo che gli altri hanno scelto per te. Però non dovrebbero mai diventare parte dell'identità, né dovremmo vederli come parte dell'identità di qualcun altro o qualcun'altra o qualcun'altra. La mia definizione di bullismo è il tentativo di determinare l'identità di un'altra persona usando la paura o la violenza. Io vengo da te, ti faccio male, ti spavento e decido io per te chi tu sei. Tu sei un debole, tu fai schifo, tu non vali niente. Lo decido io, ti determino io, usando la paura e la violenza. Questa per me è l'essenza del bullismo. Io sono stato bullizzato da insegnanti che mi hanno detto che non avevo nessun talento in ambito artistico. Hanno deciso per me. Poi io non glielo ho consentito, ma mi sono fatto dei pianti lunghissimi. Quello per me è bullismo, ad esempio. E questo appunto evidenzia... È bella, eh? È bella come definizione, bella. Grazie. Ed vorrei averla pensata io, in realtà. Rosico. Puoi citarmi tranquillamente. E presuppone essere anche in una posizione di potere, perché se non ho modo di cercare di incrinare... Ecco, anzi, altra cosa importante. Se una persona è certa al 100% della sua identità e ha... quell'orgoglio che non deriva da una percezione di superiorità, ma dall'accettazione, quella poi, no? la vera fierezza, di fatto non si riesce a bullizzare, chiaramente. Però quale bambino, quale adolescente ha costruito questa sicurezza in se stesso? Ma sì, alcune persone, alcuni anche ragazzi, magari lo vedi. Cioè, per esempio, io nel libro a un certo punto descrivo una cosa, no? Una scena, che oggi durante la presentazione abbiamo fatto nel pomeriggio, ho svelato che, vabbè, se nel caso non se ne fossero accorti, ma comunque ero io, nella parte in cui parlo della inclusione, a un certo punto descrivo questa scena che è avvenuta quando io ero al liceo. E c'è effettivamente questo tipo, questo compagno di scuola, che lui non era parte del gruppo di quelli fighi, fondamentalmente, perché non lo era. Io e un altro mio compagno di scuola eravamo gli sfigati, fondamentalmente. Ce n'era anche un terzo, però quello era pure antipatico, per cui alla fine gravitava intorno ad altri tipi di... Qui c'eravamo io e quest'altro qui, che eravamo gli sfigati, arrivati insieme, sfigati alle medie, sfigati poi al liceo, perché ovviamente si fa gruppo, vedi, si fa gruppo. E poi c'era però questo tipo che effettivamente, se tu lo vedevi, non ti diceva niente. Era uno timido pure, insomma, un po' così. Ma non lo toccava mai nessuno. Questo non lo toccava nessuno, perché effettivamente emanava comunque una sorta di tranquillità, di sicurezza. Dico, io gliela invidiavo tantissimo, perché lo vedevo, non era diverso da me anche fisicamente. Insomma, non è che... E era pure un po' sfigato, cioè pettinato sempre male, pure lui, insomma, non era la moda, eppure questo non lo toccava nessuno. Era una cosa che mi mandava veramente... Quindi può essere un po' quello che dici tu, in realtà. Potrebbe essere, non so, non mi sento di generalizzare, perché ho imparato che è meglio evitarlo. Chiarissimo. Però mi sa che potrebbe essere. Altra parola di cui ora sentiamo parlare tantissimo, tantissimo. Privilegio, cosa vuol dire per te? Sì, infatti per me, perché io poi ne do la mia personale interpretazione. Certo. Il privilegio è un diritto che una persona esercita a scapito di qualcun'altra, fondamentalmente, no? È una cosa che dovremmo avere tutti quanti, però tu hai e io non ho. Banalmente, ma veramente banalmente. Okay. Già mi stai aiutando a inquadrare. Ok. Sì, potrebbe essere una cosa del genere, no?
Un diritto che dovrebbero avere tutti, ma per qualche ragione tutti non hanno. E allora non hanno tutti. Fondamentalmente, in genere, quelli che ce l'hanno a scapito di quelli che non ce l'hanno, nel senso che ne vengono privati proprio, no? E questa privazione poi crea uno squilibrio abbastanza evidente, anche di opportunità, molte volte. Certo. Ok, però già questo mi aiuta a capire. Sai, è un vocabolo che io non uso molto perché non mi è chiarissimo il significato. E quindi esprimo magari lo stesso concetto, ma in un altro modo. Poi ho anche una mia visione della società ideale. Poi, ecco, guarda, una delle considerazioni più tristi che mi sono ritrovato a fare recentemente da persona che, con i suoi strumenti, nelle sue possibilità, vorrebbe rendere il mondo un posto migliore, è che la mia definizione di mondo migliore non sarà necessariamente quella di tutti. Meno male. Come meno male? No. No, meno male che ognuno abbia una sua definizione di mondo migliore, cosa che palle. Ok, comunque nella mia personalissima, la mia società ideale prevede un, come possiamo definire, un assioma di partenza, molto semplice, stessi diritti, stessi doveri. Punto. Cioè, questo non si negozia. Tuttavia, nella mia società ideale, i privilegi esistono su base meritocratica, perché entro certi limiti ritengo che la competizione in realtà sia una dinamica molto proficua a livello sociale, e questa deve essere fatta per ottenere dei privilegi. È che chiaramente se per privilegio intendiamo la privazione di un potere ad altri, allora non posso più utilizzarlo in questo senso. No. Lo intendiamo un po' così, no? Lo intendiamo come o la privazione di qualcosa o come ottenere qualcosa, ma magari non necessariamente per meriti, no? La mia idea sarebbe per meriti. Dovrò trovare un'altra parola. Però sai, attenzione, io sulla competizione e sui meriti ero anche io molto così fino a un certo punto. Poi ho scoperto che in realtà può nascondere un po' un trucco, perché ci sono determinate persone. Allora, diciamo che se per funzionare questa cosa dovrebbe essere in un mondo ideale, bisognerebbe che però tutti quanti fossimo messi in condizione di avere le stesse opportunità di partenza, no? Certo. Almeno di provarci, non è che poi dobbiamo riuscire tutti in tutto, ma almeno avere le stesse opportunità di provarci. Certo. E questo non è così facile riuscirci. No, credo che sia virtualmente impossibile. Ecco, appunto. Sì. Quindi è un po' ideale come situazione, no? Certo. Nella realtà invece ci sono tutta una serie di privilegi che possono sembrare, è una parola che non ho mai usato tanto anche io, perché in realtà mi fa venire in mente un po' dei, sai, tipici discorsi da attivisti, per cui quando tu incominci a parlare di privilegio e di potere già ti hanno marchiato, no? Come quello che è arrivato a rompere scatole, ah Dio, questo è un altro, lui privilegio, potere. Però in realtà effettivamente soprattutto al privilegio non ci pensi quando ce l'hai, no? Quando tu sei un privilegiato non ci pensi. No, io posso definirmi un privilegiato, per esempio, no? Per determinate cose che ho, rispetto a persone che non ne hanno, ma anche a livello economico, insomma, io posso mangiare ogni giorno, ho una casa, no? Parlo, comunico in maniera abbastanza fluida, no? Ho una buona salute per il momento, insomma, sono tutta una serie di cose delle quali io però non, fino a un certo punto sono responsabile direttamente. Ci sono persone che determinate cose non le hanno. Allora, in quel momento lì tu ti rendi conto che c'è qualcuno che ha un privilegio. Per esempio, io in determinate circostanze posso pensare di altre persone che rispetto a me hanno dei privilegi, no? Io, in quanto, per esempio, appartenente a una minoranza, la minoranza autistica, ho tutta una serie di difficoltà, mettiamo anche solo le difficoltà sensoriali, che posso vivere come delle barriere, per me è privilegiata una persona che invece vive in un mondo che è tagliato più o meno su misura per lei, no? Certo. Che non ha tutti questi problemi quando esce di casa. Insomma, già, anche questo può rendere forse un po' di più l'idea. Ti ringrazio, sì, anche in chat fra l'altro ho letto molti, molti spunti interessanti a riguardo. Qualcuno diceva: se te lo sei meritato non è un privilegio. Ci devo riflettere, potrebbe essere così. Cioè, esempi in cui io parlo di privilegio. Allora, io sono una persona con una buona felicità di tratto,
provo a spiegarla senza entrare troppo nel dettaglio e raccontare troppo i cazzi miei, ho una naturale propensione, credo proprio chimica, alla tristezza, ma di fatto sono una persona felice, perché sono consapevole dei miei privilegi. E di nuovo, ora dobbiamo capire esattamente che cosa si intende, ma per farci capire, allora, per me le mie attività sono il centro della mia vita. Sono in assoluto ciò che mi entusiasma di più. Perdermi in un'ossessione creativa, dedicarmici proprio, dimenticando di mangiare, dimenticando di dormire, proprio quel flusso di energia, proprio di focus creativo. Nella mia vita ho realizzato tanti progetti esattamente negli ambiti dove avrei voluto realizzarli. Mi capita molto spesso di venire fermato, magari per strada, da persone che mi dicono: guarda, volevo solo dirti grazie o complimenti. Dico, se non è un privilegio questo. Cioè, allora, sta a ognuno di noi dire a se stessa, che valiamo, che c'è del valore in quello che facciamo. Certo, se ti fermano degli sconosciuti per dirtelo è più facile. Quindi, di nuovo, è un privilegio. Al tempo stesso, è un privilegio per cui io non ho praticato la vita. Cioè, mi sono fatto un culo, ma... allucinante, proprio a dare il sangue, a reinvestire. Quindi lo definisco un privilegio che mi sudo ogni giorno. Forse quindi, dato come lo sudo, è sbagliato definirlo privilegio, però anche lì vedi com'è complesso. Torniamo al discorso che facevi tu prima, e di questo ne sono convinto. Adesso ti dico, poi mi rispondi. Che sono convinto di avere determinate capacità, so per certo quanto sudore, quanto sangue ho versato negli ultimi 20 anni in tutto quello che ho fatto. Al tempo stesso, se io non avessi avuto alle spalle una famiglia benestante, quali fossero stati i miei talenti, io non li avrei sviluppati. Se avessi dovuto in certi momenti della mia vita preoccuparmi di arrivare a fine mese, col cazzo che facevo il creativo in determinati ambiti. Ti eri perplesso sul discorso, sul concetto, un privilegio che mi sudo ogni giorno? Non ti torna? Nel senso che effettivamente anche io, se penso alla mia vita, mi sento un privilegiato, no? Anche un po' per gli stessi motivi, perché poi tutto sommato mi posso lamentare di tantissime cose, ma ho sempre fatto quello che volevo. Certo, come ti dicevo prima, sono scappato di casa 2 volte da ragazzino per iscrivermi al conservatorio perché non volevano, ma alla fine ci sono riuscito, no? Ho vissuto fuori, insomma, in posti in cui volevo andare. Ho fatto dei lavori che sono anche particolari, anche lì, no? E adesso con questa, insomma, gli ultimi i 2 libri che mi hanno anche portato una certa... anche questa cosa di stasera, per esempio, no? Io non pensavo mai che avrei dialogato con te quando ti seguivo, quando seguivi i tuoi video, no? Questa è una cosa che dall'altra sera io volevo dire, insomma, comunque, no, sto parlando con il mio idolo. Ma anche questo, no? Uno lo potrebbe vivere come un privilegio, può essere, però credo che la definizione comunque in corrente è quella che più comune è di un qualcosa che tu hai e che non ha qualcun altro, no? Che non te lo sei meritato, fondamentalmente è un qualcosa che ti è arrivato. Si parla di privilegi, no? Adesso facciamo proprio il classico esempio, il maschio bianco eterosessuale, io aggiungo anche il neurotipico, e quello è proprio, è privilegio. Poi magari vieni anche da una classe, da una famiglia benestante, perché anche quello è importante, no? Se tu puoi permetterti, come dicevi prima, di accedere a determinati tipi di studi, a determinate cure mediche, a un'alimentazione corretta, hai più possibilità di fare cose migliori, o almeno di non vivere male, no? In realtà nel libro cito anche uno studio che è piuttosto interessante, che dimostra come effettivamente se provieni da una classe sociale più bassa hai molte meno probabilità di farcela. Il che vuol dire che ci impegniamo, ma fino a un certo punto vale la cosa del è tutto nelle tue mani. Molte volte hai voglia di sbattere, ma insomma se devi stare a pensare a come arrivare al giorno dopo e a dove trovare da mangiare, non è sempre così... è semplice. Quindi in quel caso io parlerei lì di privilegi, sì. Poi del sentirsi un privilegiato per avere determinate cose, forse è un po' diverso il discorso. Okay. Grazie, mi hai dato degli input validi per definire meglio
la questione. Vorrei, a questo punto siamo già insomma, in live da una cinquantina di minuti, vediamo allora, privilegio è il vantaggio che il sistema della società ti dà senza che tu abbia particolari meriti a riguardo. Sì, c'è okay, allora, secondo me. Un'alternativa lessicale per definire quello che avevo in mente. Detto questo, allora, volevo fare una riflessione in realtà molto più generica sull'importanza che adesso stiamo dando al linguaggio. Quindi una considerazione ampissima, ampissima, mettendoci anche possibili criticità. Te le pongo, guarda, anche proprio come provocazione. Vediamo che cosa... Aspetta, ripeti la prima parte, perché mi sono distratto. No, niente di sostanza, okay. Un panegirico. Ero lì a leggere un commento e mi sono perso, ho detto... Tranquillo. Scusa, purtroppo la mia attenzione è veramente labile. Perfetto. Allora... Ora è davvero al centro del dibattito l'importanza del linguaggio. L'importanza del linguaggio è un'istanza portata avanti da tante persone ed è qualcosa che sicuramente entrambi condividiamo, tu ci hai scritto addirittura un libro. La domanda provocatoria che ti faccio è: non si corre il rischio però di pensare che sia tutto e solo linguaggio? Tipo, concentriamoci solo sul linguaggio e il resto seguirà da sé. Dipende, potrebbe, non dico di no, sarei stupido a dire di no. Dipende, io ho scelto di occuparmi di questo perché è una cosa che mi interessa, poi fondamentalmente è quello, non riesco a occuparmi di più di una cosa alla volta. Mi ha sempre interessato, mi ha sempre affascinato il potere del linguaggio. Da quando ero ragazzino, i miei genitori avevano una casa editrice, poi l'hanno ceduta, sì. Libri per la scuola, era anche diventata abbastanza famosa a livello nazionale. E quindi io ho vissuto in questo ambiente, no? Loro scrivevano, facevano le riunioni della casa editrice in salotto all'inizio quando era molto piccola, poi dopo si sono spostati, ma nei primi anni io li ho vissuti, no, giocavo con loro, preferivo giocare con loro che stare con i miei compagni. E ho trovato sempre estremamente affascinante questa cosa del linguaggio. Per quanto mi riguarda, io credo che sia un mezzo, una parte molto importante, una delle componenti fondamentali con le quali noi in qualche modo costruiamo la nostra realtà, la modelliamo. Non parlo di realtà fisica necessariamente, anche se anche attraverso il linguaggio possiamo farlo. Io posso dare ordine a qualcuno di demolire un muro, lo sto facendo attraverso il linguaggio, non è, no? Ma noi in realtà utilizziamo tanti concetti. Per sviluppare i nostri ragionamenti, i concetti sono costituiti da parole, anche le parole stesse possono essere dei concetti, quindi una parola che racchiude un significato molto più ampio. Ci abbiamo messo per, penso, 10 minuti per definire la parola privilegio, per esempio. Una parola può avere un effetto immediato anche a livello biochimico sul tuo organismo. Se io ti dico una cosa molto carina, magari tu ti senti, no? Avvengono determinate reazioni. Se io incomincio a insultarti, probabilmente a te inizia a salire la pressione, no? il battito cardiaco, tu inizi a pensare, a desiderare di strozzarmi, eccetera. Quindi anche lì una parola è in grado anche di cambiare. Fondamentalmente credo che il linguaggio abbia delle ricadute anche molto pratiche nella vita delle persone, lo stiamo vedendo anche in questi giorni, per esempio, no? C'è un dibattito su una legge che si basa proprio su questo, su quanto il linguaggio non soltanto sul linguaggio, ma su quanto anche il linguaggio possa essere, cioè se noi veicoliamo un linguaggio, per esempio, che sdogana determinati comportamenti, tipo picchialo perché tanto è diverso, no? O picchiala perché magari è disabile, oppure insultala, se noi sdoganiamo un linguaggio del genere, anzi, se noi, magari qualcuno arriva e lo fa prima o poi. Certo. Quindi io credo che il linguaggio sia una parte molto importante della realtà, ma non è tutta la realtà, però ha delle conseguenze anche estremamente concrete e proprio pratiche e pesanti nella nostra quotidianità. Per quello credo che sia importante magari partire anche da lì, poi magari un'idea mia, insomma, ovviamente. No, mi sembra tutto molto, molto condivisibile. La lingua e il linguaggio storicamente sono specchio della società, soprattutto numericamente, del lavoro e di ciò che vi gira intorno. Per quanto riguarda l'attenzione che ora si presta al linguaggio,
dicendo una cosa totalmente soggettiva, ti dico una cosa che a me non piace particolarmente, che vedo spesso. Premessa, io non vado dalle altre persone a dire come portare avanti le proprie istanze, come fare attivismo, anche perché insisto molto sul concetto che non esiste l'approccio one size fits all, quindi ben venga la varietà di approcci. Un approccio servirà a sensibilizzare un certo tipo di utenza, un altro un'altra, quindi perché insomma metterli in opposizione quando si può cercare piuttosto un'armoniosa complementarietà. Detto questo, ciò che a me non piace, e di nuovo non piace, è buffo che lo debba specificare, ma non piace non significa che gli altri non dovrebbero farlo, che a me non piace è un'attenzione nei confronti del linguaggio che si esprime nell'essere punitiva anziché migliorativa. Quindi io vado alla ricerca costante di sviste, imprecisione in comunicazioni, grazie mille per questo ride, all'interno di qualcun altro per bruciarlo sul rogo. Questo perché? Perché anche qui, di fatto, stiamo parlando di un mezzo per arrivare ad un fine. Cito la scena di una serie di cui non abbiamo parlato, quindi velocemente ti chiedo un parere e poi vado su questa scena. Atypical, promossa, bocciata o con riserve? Ma non è tanto male, fondamentalmente è una di quelle serie che possiamo diciamo promuovere, dai. Ok. Io l'ho trovata gradevole, specialmente. Sì, appunto, sì, non ci sono grosse esagerazioni, cose particolarmente strane, ecco. C'è una scena che esemplifica molto bene il concetto che sto cercando di spiegare ora. Il padre del ragazzo, di cui non ricordo il nome, ecco, vedete le mie difficoltà, ma qualcuno dirà, va ad una riunione di un gruppo di automutuo aiuto di genitori, di ragazzi e ragazze autistiche. Per la prima volta ci va, per la prima volta si esprime, e si esprime male, commettendo una serie di errori lessicali, facendo delle scelte proprio sbagliate. E la responsabile continua ad interromperlo e con un piglio anche giudicante. Adesso dico anche cosa riporta. Lui inizialmente tipo dice, allora, ho un figlio autistico, e qua fra l'altro è anche opinabile, perché lei lo interrompe dicendo, no, a kid with autism, dice un figlio con autismo. Vedi, si vede che non ha visto le statistiche, i sondaggi. Comunque, lo corregge su questa cosa. Poi lui dice, il padre, tu capisci da spettatore cosa intende dire. Lui, con il suo scarsissimo lessico, intende dire che grazie a anche un percorso di psicoterapia, il figlio sta riuscendo a inserirsi meglio nella società, riesce ad essere maggiormente, come possiamo definirlo, funzionale in certi contesti. E lui usa questa espressione. He was getting better, sta migliorando, mio figlio sta migliorando, come se fosse appunto una malattia. E di nuovo questa responsabile lo interrompe e dice, there's no getting better, non è una malattia. Dopo due o tre steccate, lui rimane in silenzio, rendendosi conto che continua a commettere errori. Ora, tutti gli appunti che gli fa, a parte quello su con autismo, che come abbiamo detto in realtà probabilmente è invecchiato male, comunque, gli appunti che gli fa meritavano di essere fatti, ma potevano essere fatti magari in privato, dopo dicendo, guarda, in realtà ti spiego, è molto meglio affrontare la questione da questo punto di vista per ABC. In questo modo, voglio dire, l'attenzione al linguaggio è rivolta per migliorare il dialogo. Se tu, pur di farmi rispettare la regola, mi ammazzi il dialogo, per me quello è un bel controsenso. E sui social io questo lo vedo spesso. Mamma mia, a volte ho paura. Ma il problema è uno, io l'ho scritto anche nel libro, non bisogna colpevolizzare nessuno, cioè proprio lungi da me anche l'idea di farlo. Intanto perché non parlerei neanche di errori, è una cosa che ripeto abbastanza spesso, nel senso che non si può parlare di errori finché non c'è consapevolezza. Io non tutti possiamo sapere tutto, prima cosa, no? Quindi ci sta anche che una persona dica con autismo, quando magari la maggior parte delle persone autistiche in varie nazioni, in vari sondaggi, ha dichiarato che preferisce essere definita autistica per tutta una serie di motivi che non stiamo qui a raccontare perché è troppo lungo, ma insomma, ci sta anche che uno ti dica no, guarda, ma però il problema è un altro, il problema anche questa è una cosa che riguarda poi in generale il linguaggio a prescindere, non solo l'autismo, insomma, in ogni campo. Quando uno non è consapevole di qualcosa, non so quanto sia, vabbè, lo chiami errore, ha sbagliato, vabbè, l'ha imparato, no?
Il problema è subentra quando in realtà una persona è consapevole di determinate cose e decide consapevolmente di utilizzare un linguaggio magari non adeguato o magari non gradito o magari offensivo. Allora è la consapevolezza dell'uso del linguaggio che rende un errore grave o meno. Poi sugli svarioni, insomma, gli scivoloni li commettiamo tutti quanti, ma anche io, cioè non è che nessuno può sapere tutto, no? Come la storia dei pronomi. Io credo che sia molto importante che una persona possa decidere come essere definita. La trovo proprio una cosa basilare, no? Sì. Va benissimo. Però magari se tu non hai la certezza di come, che per esempio, che pronome, questa cosa poi in Italia ancora non va tanto, ma sì. Soprattutto che pronome lui, lei preferisce che venga utilizzato, si può chiedere. Però se una volta che tu hai chiesto è una persona che ti appare, no? Che tu pensi che sia di genere maschile e ti dice che vuole essere, vuole che tu utilizzi un pronome femminile, se tu però continui a fare come pensi tu e non come ti ha chiesto quella persona, allora è lì che secondo me c'è l'errore consapevole. Però altrimenti, insomma, se io non lo so, magari sbaglio una volta, poi... Su questo sono molto d'accordo. Ho anche adottato una policy strettamente personale, diventando questioni in cui io mi auspico ci imbatteremo sempre più spesso, perché significa che le persone hanno smesso di nascondersi. Io ti chiamo esattamente come vuoi essere chiamato, come vuoi tu. Però io non posso saperlo prima che tu me lo dica. Quindi se per qualche ragione utilizzo un pronome che non ti è gradito, io cambio istantaneamente, però senza neanche mortificarmi per aver sbagliato. Se non avevo modo di saperlo... È quello che ti dicevo, ma vale anche, per esempio, io ne faccio parecchio l'esempio, spesso lo faccio per l'autismo, no? C'è questa storia, come dicevamo prima, persona con autismo, persona autistica, ok, la maggioranza preferisce persona autistica, ma se io sto avendo a che fare con una persona in quel momento, io non ho la certezza della sua scelta. Quindi magari vado sparato pensando, no? Perché tanto la maggioranza le dico, ah, perché tu sei autista, e poi magari mi risponde, no, ma io preferisco che tu mi dica che sono una persona con autismo, no? Linguaggio person first. Ma oppure potrei chiederlo direttamente. Sì. Potrebbe anche essere quella una soluzione in ogni campo, scusa, e in ogni ambiente sui social, ormai così, specialmente gli ambienti attivisti, ti saltano al collo. Se non sai o se hai un'opinione diversa da una loro diversa, smetti di commentare post perché è troppo un campo minato. Ma sì, ma il problema è non soltanto nell'ambiente LGBT, io non lo so, ma io lo vedo dappertutto. Cioè, come dici qualcosa che non va bene, il rischio è molto alto. La polarizzazione delle opinioni è estrema in qualsiasi campo. Sì, sì, è proprio così, è un tema in cui... Anche queste live abbiamo avuto ampiamente modo di dibattere. Mi dedicherei adesso un pochino alla chat. Abbiamo un po' inframmezzato, ma c'erano diversi contributi. Allora, domanda proprio biografica. Ti chiedono com'è vivere da neuro tipico a Napoli? Domandati perché me ne sono andato via 18 anni fa, insomma. È una città meravigliosa, che mi manca molto, che è cambiata tantissimo. Stavo per commettere l'errore del padre del ragazzo di Atipica, stavo per dire che è migliorata tantissimo, mi avrebbero mandato. Quindi diciamo che è cambiata, l'ho trovata estremamente cambiata negli anni, è molto più vivibile sicuramente rispetto a prima, ma non è una città facile, è una città con molto rumore. Se tu come me hai un profilo, diciamo, ipersensoriale, soprattutto legato all'udito e alla morte proprio, sì. Quindi insomma, per una serie di cose, però si mangia divinamente, quello mai. Capisco bene. L'ultima volta ci sono andato per un convegno del Mensa, c'era anche Sergio che ha assistito alla scena che racconto adesso. Allora, a me il caffè piace solamente quando diventa quello che io definisco la calda sbroda dell'amore, ossia quando ci vedi attraverso. Il caffè è buono quando diventa trasparente. Okay. È così lungo da diventare trasparente. E andiamo in questo postazzo infimo, entriamo e io chiedo un caffè americano e il tizio mi risponde così.
Vabbè, okay. Prenderò. Ciao Carmi, purtroppo non so chi tu sia dal nome, comunque eccoci. Allora, faccio, va bene, d'accordo, faccio, non gli ho chiesto per cosa, chiedo, poteva essere per bere qualcosa. Posso avere un goccio d'acqua a parte? Nella mia testa io l'avrei allungato nella tazza. Posso avere un goccio d'acqua a parte? Lui aveva capito, cioè se ormai aveva capito dove sarebbe finita quell'acqua. Niente, mi dà questo espresso, lo assaggio, cioè proprio mi è venuto dal cuore un porca troia, che schifo! Mi hanno dovuto scortare fuori dal caffè temendo per la mia incolumità. Minchia, cioè, no, queste cose poi a Napoli ti rischi veramente la vita. In realtà io invece faccio la cosa opposta, nel senso che fino a prima dell'ecatombe, quando si poteva ancora viaggiare, la prima cosa che facevo quando andavo, scendevo dall'aereo, arrivavo in aeroporto, era proprio prendere un caffè. Proprio la primissima cosa, è un caffè proprio di quelli ristretti. Addirittura quando ti danno l'acqua, ma questa è una cosa che io non sapevo, me l'ha spiegato un amico quando ero ragazzo, perché stavo per commettere l'errore, mi prese il bicchiere di mano, me lo tolse. Beh, loro ti danno il caffè e l'acqua, tu l'acqua la devi bere prima, perché se la bevi dopo, mi spiegò lui, il barista può pensare, ah, non ti è piaciuto il caffè, hai bisogno di pulirti la bocca, no? È esattamente allora, quello che farei io. No, l'acqua la bevi prima, perché, anzi, ti pulisci prima di bere il caffè. Insomma, voglio, è un rituale, una cosa, poi c'è... Diverso. Chiaro, però ricordo fuori dalla stazione c'è questa pasticceria, ora non so quanto sia buona magari rispetto alla media, però con queste leccornie, guarda, ho proprio quando sono andato a Napoli, l'ultima volta, vado e ho preso una, era tipo una delizia al limone, non so, una roba pazzesca, con un cappuccino, e vado... Mi dice la cifra, una roba del genere, qui nel bar sotto casa mia a Bologna, un dessert di quel tipo con cappuccino, siamo sui 7 euro, una roba del genere, no? Eh sì, sono qui in centro a Bologna, ma era una bella pasticceria, era tipo 2,50 euro, ma una delizia del limone, un cappuccino, una roba folle, faccio, ok. No, ma è sconvolgente, a me manca tanto questo. Chiedo se posso pagare con Bancomat, e lui con l'accento che non ti so far bene, risulterebbe offensivo, mi dice, ma cos'è, li dobbiamo regalare allo Stato? Cioè, mi piace il concetto di tassa, è un regalo allo Stato. Quindi alla fine sono riuscito a racimolare delle monete, però fantastico poi, fantastico. Sì. Beh, insomma, mi manca un po'. Mi manca quando ci vado in vacanza, soprattutto. Ecco. Cioè, quando poi dopo un po' di giorni non resisto tanto più. A Barcellona adesso, vabbè, lo spagnolo ormai lo parlerai perfettamente dopo tutti quegli anni. Eh beh, sì. Segno anche qua all'università, un po' ho dovuto impararlo. Giustamente, non avevo fatto questa connessione. Dicevi che insegni musica terapia, eh? Musicoterapia? No, io sì, ma al master qui insegno disturbi dello spettro autistico. Ah, beh. Giochi in casa, insomma. Giochi in casa. All'interno di che facoltà? Non è una facoltà, è un master, in teoria è la facoltà di scienze dell'educazione, pedagogia, ma è un master a parte, di 2 anni, penso un po', in musicoterapia. Sì, no, è interessante come disciplina, è interessante, io la trovo molto interessante. Allora, guarda, concluderei con una parola che avevo tenuto da parte. Ispirazione. Questa è bella. Questa è bella. Ti sei tenuto l'ultima parola, perché parliamo di ispirazione, parliamo di quella modalità di linguaggio che viene definita inspiration porn. Mm-hmm. Negativa. Beh, sì, almeno ogni tanto bisogna dargli un'accezione. Certo. Sì. In questo caso è una definizione che è stata inventata, è stata coniata da un attivista disabile che è morta qualche anno fa, sì. Stella Young, mm-hmm. Che definiva come porno motivazionale fondamentalmente, sì. L'uso, l'oggettivazione di alcune parti del corpo della persona, della neurologia, dei sensi di una persona, quindi, per motivare la normalità, no? Per ispirare la normalità.
In che senso? Nel libro faccio questo esempio: se tu digiti, è un esempio che faceva anche lei, comunque non ho inventato niente di, non mi approprio di cose. Se tu digiti your excuse is invalid, ok? Su Google ti compare la fotografia di un bambino su gambe prostetiche che corre sì, su una pista da corsa con questa cosa scritta sotto, la tua scusa è invalida, a parte lo squallore del gioco di parole, perché è già quello, sì, ma presuppone un messaggio. Qual è il messaggio? Primo, se sei disabile ti ha detto male nella vita, cioè è una sfiga, perché? Certo. No, perché pensa tu, poi la seconda cosa, pensa tu, nonostante tutta la sfiga di non avere le gambe, quello corre. Quindi qual è la tua scusa, no? Magari per non alzarti, non alzare il culo dalla sedia e buttare giù quella pancetta che se lui è riuscito... No, lo fai in questo modo. Qui tu pensa, questa cosa si fa con tante altre caratteristiche, tu diventi una sorta di ispirazione per la normalità. Tra l'altro... anche pensa un po', tu sei fortunato, mica sfigato come quel, cioè, c'è tutta una serie di messaggi. Qual è il problema di questo tipo di narrazione? Che molto spesso viene fatta a fin di bene. Perché? Perché le persone non sanno come relazionarsi alla diversità in generale, alla disabilità, sì, ma anche alla diversità, se tu no, lui è omosessuale, ah beh, ah, ho tanti amici omosessuali, no? Oppure, ah ma guarda, il cugino di mia zia, della cognata, di cos'è, no? Era, capita un po' con tutta la diversità, no? E tu stai lì e dici, sì, vabbè, pure insomma, vabbè. Il problema è che nel farlo a fin di bene, perché... in realtà pensano che la vita della persona diversa sia una valle di lacrime, quindi tentano di trovare qualcosa di positivo da dire, no? Su di te. Però quando poi tu gli vai a dire guarda, un po' offensiva come cosa, si incazzano, insomma se la prendono, perché allora passi per quello che non è mai contento, no? No, e se vi dico che soffrite, no, e se invece vi metto la cosa positiva, no? E quindi è difficile riuscire a contrastare questo tipo di linguaggio, che con qualsiasi persona parli, non so, tu hai anche fatto una diretta con Sofia Righetti, con so, esattamente come fatti, so perfettamente quello che stai dicendo per quello. Sì. Cioè, se ne parli con loro ti sbrano, cioè, non a te, ma insomma, se con loro ti sbrano io, rispetto a me, insomma, che sta andando molto, molto cauto. No, chiarissimo, chiarissimo. Sofia Righetti, che salutiamo, ci aveva anche seguito in quella diretta del Mensa, con cui ho fatto anche una live qui su Twitch parlando di baffi, e mi serve questo elemento, perché lei si è fatta un mega, per lei non era un rewatch, se l'ha visto la prima volta, io con lei in diretta su WhatsApp ho rivisto qualche episodio, e mi ha fatto notare in realtà quanto fosse pieno d'abilismo, classica situazione poi dove se tu comunque non vivi una condizione, non le vedi queste cose. Sì. Torniamo al discorso che facevi prima, che poi non ha senso aggredire verbalmente una persona, esatto, che magari non ha consapevolezza nel linguaggio, perché non ha proprio consapevolezza, non è formata. È un boomerang. Esatto. Perché poi l'allontani quella persona. L'è nata subito, ovviamente. Mi mostra come sullo sfondo del liceo di Buffy, di Sunnydale, a un certo punto en passant c'era questo poster, che chiaramente per chi ha realizzato quel poster era un messaggio positivo. Cioè, ora, alla luce di quello che abbiamo appena detto sull'inspirational porn, ci rendiamo conto invece dell'abiezione, ossia una foto di una sedia a rotelle con scritto: pensi che studiare inglese per 2 ore sia pesante? Pensa a vivere su una sedia a rotelle. Madonna, questo è negli anni 90, questo è un messaggio positivo. Cioè, tu ti lamenti che devi star seduto 2 ore a scuola? Pensa chi è costretto a stare sulla sedia a rotelle. Quindi la sedia a rotelle, già questo mi ha spiegato Sofia. Terrificante. Eh? È terrificante. Esatto. Sì, la sedia a rotelle non è più uno strumento, diciamo, abilitante, ma al contrario è una costrizione. Inoltre la premessa è che tu stai prendendo l'essere su sedia a rotelle come archetipo di una vita di merda. Cioè, questo... sì, è quello, no? Il linguaggio del dolore, no? Quella visione del dolore. Quando ti dicono soffri di qualcosa, ma soffri, tu dalla mattina alla sera soffro. Cioè, infatti anche in questo momento io rido, però soffro.
Certo, sempre grazie a Sofia, ho potuto identificare subito e gliel'ho scritto. Mi sono inflitto, anche credo anche molte persone in chat qui con me, Sanremo quest'anno. È stata un'esperienza terribile. Ma in diretta con la chat in realtà ci siamo divertiti tantissimi. C'è stato proprio un momento da manuale. Agghiacciante. Fanno incontrare Ibrahimovic, un uomo, un giocatore del torneo calcistico, ora non so quale sia il termine esatto, però insomma su sedie a rotelle, e lo introducono. Già la narrazione è molto precisa. Tutti gli altri sono vestiti smoking, quest'uomo è vestito con scarpe da ginnastica, jeans, magliettina, mancava il cappello con l'elica sopra. Arriva, prima cosa, pacca sulla testa. Dopodiché Ibrahimovic che gli dice, ma tu coi tuoi amici, trattandolo come un bambino, un uomo che secondo me aveva sui 40 anni, tu coi tuoi amici palleggi meglio di me. Non è vero, c'è proprio classico paternalismo che si trova anche, poi sappiamo che le donne sono l'unica maggioranza che per certi versi viene trattata come una minoranza, dell'uomo che dice, ma le donne hanno una marcia in più. Frase tipicamente detta da un uomo che non lo pensa assolutamente. Ovvio. parliamo proprio di quello, è stato un momento di porno ispirazionale. Sì, guarda, questa cosa sì che la sapevo invece, quest'unica cosa di Sanremo che sapevo, perché poi, non potevo non esserne a conoscenza, me l'hanno chiesto anche in un'intervista, ho saputo anche che sono arrivate però, anche da parte di alcune associazioni di persone disabili, delle critiche alla critica. Della serie, ma almeno siamo riusciti a far parlare, no, di determinate condizioni in prima sera a Sanremo, eccetera. Questo è un po', è sempre il dilemma, no? Purché se ne parli oppure no, evitiamo e parliamone bene, perché poi alla fine sicuramente il messaggio che è arrivato è un messaggio che non è un bel messaggio, insomma, è un po' quello della sedia a rotelle. Un messaggio ad uso delle persone non disabili, punto. Sì, esatto. Duplice messaggio. Ah, che culo che abbiamo noi, che non siamo disabili, esatto. E quanto siamo magnanimi, che diamo spazio alle persone disabili. Ecco, vedi, quindi c'è tutti e due i concetti che io esprimo prima. Da una parte c'è quello di inclusione, no? A quanto siamo magnanimi, che è un concetto paternalistico proprio, sì. Mamma mia. E poi dall'altra parte c'è questa cosa ispirazionale, no? Di inspirational. Dai, guarda. Sì, purtroppo, ma questo è pieno, questo poi succede anche perché in realtà poi la narrazione di determinate categorie di persone non è affidata minimamente alla categoria in questione, no? Ma cioè, tu devi, la tua identità, un po' come quello che dicevi prima, la tua identità è un'identità che è narrata da un altro gruppo di persone che non, poi nella pratica non sa tu che cosa vivi. Certo. No? Certo. Rispondo al volo a questa domanda. Allora, scusate l'off topic, ma esistono delle disabilità musicali nel senso di non capire, riconoscere armonia, prosodia? Assolutamente sì. Allora, addirittura Gardner, con la sua teoria delle intelligenze multiple, che è specifico e anche molto discussa in ambito accademico, a molti non piace, ma dovremmo entrare nell'ambito della definizione di intelligenza, però mettiamola così. Non vogliamo star qui a parlare di diverse intelligenze, prendiamo l'intelligenza come fattore G, che però può inglobare tutta una serie di abilità. Ecco, tra queste lui mette proprio l'intelligenza, o se preferisci, le abilità musicali. E esattamente come gli altri tipi di abilità, una persona può, dicevi che a te il termine deficit non piace, ma forse solo nell'ambito... No, aspetta. Relazione alla definizione di autismo non ti piace deficit? No, in generale non mi piace in relazione alla definizione di alcune caratteristiche. Poi i deficit esistono, non è che non esistano. Dipende sempre anche dall'ambito di utilizzo. Se stiamo parlando, quello che dicevo, in ambito clinico magari ci sta pure che si parli di deficit in alcune situazioni. Cioè. Comunque per rispondere, assolutamente sì, sono persone prive di quel tipo di abilità. Piccolo trivia. Quando diciamo che la persona è stonata, non è stonata nella gola, non è che non riesce ad emettere un suono intonato. Questa io la uso perché per me è una bellissima metafora di vita. È stonata nell'orecchio, non sente di essere stonata. Questo è un esempio che io faccio in relazione anche alla cosiddetta intelligenza emotiva, se non piace al termine, abilità emotive, dove
vedi delle persone che hanno delle uscite, non si rendono conto dei conflitti che stanno innescando, e io dico, questa persona non si sente, non si rende conto dell'effetto che le sue parole hanno sugli altri. È stonata come una persona che canta male, che non è che non è in grado di emettere un suono intonato, non sente con le orecchie il suono che sta emettendo e quindi non riesce a tararlo. Il problema sì, è un problema di ascolto, di orecchio, legato ovviamente poi a... Ma poi ci sono anche problemi tipo la amusia, per cui insomma proprio non percepisci l'altezza dei suoni delle, no, è un po' come il daltonismo, no? Sì, per un musicale, cioè ci sono determinate condizioni neurologiche per cui poi non si elaborano proprio determinati stimoli come fa la maggior parte delle persone, anche, certo. Anche in musica sicuramente. Allora Fabrizio, siamo arrivati a 1:20, di solito questi incontri durano un'oretta, un quarto. Sergio si preparerà con il lancio del ride, saremo noi adesso a inviare i nostri spettatori. Ah, Sergio deve dire qualcosa, che vedo che ha aperto la camera. Sentite? Sì. Allora, volevo cogliere l'occasione, ciao Fabrizio, per ringraziare due abbonamenti recenti che abbiamo avuto da parte di Jack Tech e Fabio P54. Quindi grazie mille per l'abbonamento. E adesso il ride è praticamente pronto, sai che quando tu darai il via da lì un minuto e ci sarà. Perfetto, allora in realtà possiamo partire. Grazie mille chat, grazie ancora al ride del Cerbero, eravamo parecchi questa sera e soprattutto grazie a Fabrizio, è stata una chiacchierata interessantissima, rimetto velocemente in sovraimpressione perché ho visto giustamente molte persone interessate. Fabrizio a Canfora, in altre parole, dizionario minimo di diversità, edito da FQ. Fra l'altro è stata la prima casa editrice ad adottare la Schwa, se non sbaglio, avevo letto sta cosa. Sì, 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 nei saggi, l'hanno fatto nei saggi. Nei saggi. Benissimo. Allora, Fabrizio, grazie mille, buona Barcellona e a occasioni future. Sì, magari, insomma, vengo a mangiare a Bologna una sera così. Volentieri. So che se c'era un ristorante mi piaceva particolarmente di, come si chiama? Brocchindosso. Allora, conosco... Quello dei dolci. Tipo, c'erano 20 la pizza corta, ce ne saranno tanti, però conosco perfettamente la via, vabbè, io pieno di ristoranti dove mi scofano qui a Bologna. Grazie mille chat, ci vediamo martedì prossimo, forse per qualche giocatina online. Ciao ciao. Ciao, buonanotte. Buonanotte.